Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tortello e quest'oggi ragazzi qui con me c'è un mio caro amico Giorba, che fa parte del clan Ferri Neri, che è un top clan che abbiamo qui nella mia regione, cioè che ho qui nella mia regione. Infatti ne approfitto per salutare tutti, soprattutto il capo, che è un caro amico Ankush, grande bomberone. Se lui scrolla un po' giù ci facciamo vedere un po' tutti i ragazzi del clan, che sono comunque tutti ragazzi di Terni. Infatti noi qui a Terni ragazzi abbiamo ottimi elementi. Infatti prima o poi farò un clan serio dove sfiderò a voi iscritti, piano piano ci arriveremo. E quest'oggi, come potete ben vedere, ci ha portato un buon chest opening ragazzi, ci ha lasciato il baule del clan. Poi se lui gira... poi c'è il mondo ragazzi, c'è il mondo veramente. Infatti qui come potete vedere abbiamo due bauli leggendari, due super magici, veramente qui, e non è finita qui, mamma mia, un altro leggendario ragazzi. Ci abbiamo ben tre leggendari, due super magici. Cioè ragazzi, facciamo il panico in questo chest opening, troveremo il mondo. Quindi hashtag qui sotto ragazzi, troveremo il mondo with Ciorba. Quindi direi subito andare a aprire il baule del clan, lo andiamo a aprire. Prima corona. Prima apriamo il baule della corona. Va, andiamo a aprire il baule della corona. Tanto ragazzi il baule della corona non ci troveremo niente. Sicuro. 5 skip. 5 skip alla fine, vai. Skippiamo qui velocemente, 5, 9. Vabbè niente. Una epicozza. Mamma mia. Vabbè, scheletrone gigante, sempre meglio di niente, buttalo via. Apriamo un attimo il baule del clan. Baule del clan ragazzi, già possiamo trovare qualcosina di interessante. 1620 di oro, due moschettieri, mamma mia, goblin gigante, bene, almeno lo porti su, vai. Mamma mia, elixir, goblin, mamma mia, comunque che schifo. Bene, mai niente in questo baule. Baule del clan ragazzi, uno schifo, va bene, però non ci dobbiamo demordere dell'animo, perché così adesso troveremo qualcosa. Bene ragazzi, io direi subito di andare a fare questa bella partitozza. Come potete vedere ho cambiato anche il clan, quindi veramente per me è un onore stare qui nel clan Ferri Neri. Quindi manderò subito l'amichevole. Infatti qui metto amichevole, battaglia 2 versus 2. Vai Ciorba, velocissimo. Siamo pronti. Piergi, no. Dragone Gemmi, non so chi sono. Piergi lo conosco, Dragone Gemmi non so chi sia. Ma tanto verranno arati, perché con Ciorba siamo fortissimi. Mi accarichi ragazzi, eh. Guerretti, arcieretti. Vediamo Ciorba se c'è anche lui col grosso pecca. Bene. Mamma mia, qui saranno partite tiratissime. La concentrazione. Mamma mia, veramente. Vai Tortello. Cioè, allora, io metto il boia dietro. Pecca di qua. Tu c'è il pecca, non lì c'è pensi tu. Mi metto il pecca anch'io. 5, 6. Oh dai. No. Ah, preso. Vai. Lì il drago invernale ci fa male. C'è lo zappo. Qui male. Qui malerrimo. Mamma mia, maledetti. Ecco, ragazzi, un problema di stare sui clan top, perché purtroppo anche le amichevoli 2 vs 2 devi giocare contro i top. Sono tesissime. Mamma mia, soprattutto veramente non ci hanno voglia di perdere, maledetti. Che dice uno, pensa, vabbè, fai lo youtuber, alla fine ti organizzi anche con gli amici, così se fanno vincere, fa bella figura. No ragazzi, invece no. Cioè veramente sull'ultimo video la sfiga che non ho trovato niente. Su questo ci prendo anche le paghe. Ma molti sono rimasti senza elisir, attenzione. Io non lo so, forse ci stanno facendo vincere, invece ci stanno difendendo. Qui butto la tronco. Bene, una torre è presa. Ma lo zappa anch'io. Il zappa tutto, mamma mia, non hanno fatto niente. La rete, io qui ho la zappa, prontissima. Qualsiasi evenienza. Bim, mamma mia. Parte il push ignorante. Sì, però pecca potente. Aia. Mamma mia. Mia. Sai qui che hanno fatto? Pecca, barbari, tutto. Qui sono danni. Arcieri, sgherri, mamma mia ragazzi, veramente tiratissima. Foto. Tiratissima, no. Mamma mia ragazzi, ci hanno bucato. Ci hanno bucato la fine. Vabbè, per la partita non ci sono dubbi, però. Allora, dopo questa sconfitta amara, andiamo a alleggerire un po', addolcire la situazione e andiamo a trovare qualcosina di potente ragazzi. È giunto l'ora di andare a aprire quei bauli leggendari e trovare il mondo. Bene, adesso ragazzi andiamo a aprire veramente i bauli, quelli veri ragazzi, quelli veri. Siamo con questo della sfida. Mamma mia. Qual è la leggendaria che puoi trovare, Ciorba? Fuorilegge e minatore. Ragazzi, l'ha detto. Ecco la mano di Dios, è proprio lui. Leggenda di chest. Eccola, che gira. E principessa. Vabbè, 2 di 4. Vabbè. Prima leggendaria, ce la portiamo a casa, una bella principessa. Vai, adesso qui possiamo andare a raccogliere. Qui raccogli tutto, vabbè, questo qui ragazzi, intanto veramente le sfide le continuo a fare a profusione, vai, draghetto. Bella epica. Mamma mia, veramente. Che big account, ragazzi. Vado con il secondo leggendario. Ragazzi, ricordatevi le carte che ha chiesto, Mamma mia. Ecco la Bandit, mamma mia, ragazzi, comunque che culo, ragazzi. Assurdo. Comunque, seconda leggendaria per noi. Adesso ci manca la terza. Minatore. Mamma mia. Vai. Ecco il minatore. Me lo sento. Se cambia il minatore mi sento male. Ma la notturna. Che puoi portare 2 di 4. Terza leggendaria, ragazzi. Ora i bauli seri. I bauli quelli seri, quelli che
ce l'hanno loro e speriamo, speriamo nella leggendaria. Le altre leggendarie. Vai, Corba. Mamma mia. Primo baule super magico per noi. Mamma mia, 6600 di oro. Bene, lì barrel qui, il barile d'ossa, bene, estrattori. Sì. Procediamo. Mamma mia, 36 domatori, che culo. 36, questi si donano. Allora, questo qui è un baule super. 247 coppie in tutte le comuni. Eccola. Metà delle epiche e niente leggendarie. Mamma mia, no, eh. Qui male, qui male. 16 tornate. Niente leggendarie su questo baule. Allora, per forza, e dico per forza, deve esserci sull'ultimo baule la leggendaria, ragazzi. Il minatore. Andiamo ad aprire l'ultimo. Inizia subito. 6600 di oro. Proseguiamo con 4 moschettieri, che vabbè comunque ti servivano. 18 Dark Goblin. Mamma mia. 5 Dark Goblin. Mamma mia, non si sa. Una marea, una marea, una marea di goblin, ragazzi. Questo qui è il video dei goblin. 10 veleno. 10 veleno. Le rare finite, queste. Vai. Top. Vai l'ultimo tocco. Bene. C'è la leggendaria. Abbiamo qui la leggendaria. Dopo le 15 balloon, veramente abbiamo la leggendaria. Vai, cartello. Siamo pronti. Rullo di tamburo per noi, ragazzi. E andiamo a trovare il minatore. Vai. Mamma mia, eccolo. Eccolo. Il Gran Cavaliere 2. Il Gran Cavaliere, ragazzi, Gran non ci credo. Cioè, vado a trovare il Gran Cavaliere io con il tocco. E io sono 8000 anni che lo provo a trovare e non ce la faccio. Vado ad aprire qui. Lo può portare anche al 2. Ciorba, ma che culo vai. Mamma mia. Sculo ciorba. A parte che tutti quei bauli, ragazzi, assurdo. Proprio veramente assurdo. E comunque niente, veramente. C'è anche un oro fracissimo. Vabbè, l'oro, vabbè, l'apriamo così giusto per. Vai, 4 skip nulli. Vabbè, comunque il moschettiere lo puoi portare su. Comunque veramente, ragazzi, qui per l'ennesima volta la Supercell ha sbeffeggiato il povero Thor, perché gli ha fatto trovare il Gran Cavaliere a lui con il mio tocco e io nulla. Veramente una sfiga atroce, atroce. Comunque bene, io ragazzi direi che per questo video è tutto. Ringraziamo il mio amico Corba che ci ha permesso appunto di fare questo ottimo chest opening. Ringraziamo anche tutto il clan che veramente abbiamo fatto il video, neanche ci hanno lasciato vincere, quei bastardi maledetti. E quindi niente, io direi che per questo video è tutto. Di lasciare un commentino qua sotto, di mettere un bel like, ragazzi, obbligatorio. Di condividere il video, di farlo vedere ai vostri amici, quindi di darne un buon supporto. E niente, ragazzi, io direi al prossimo video. Prossimo video con Tortellone. Bella.